Valeri Borigino a Pescara è fatta, è arrivata la firma, contento per la nuova destinazione. Sì, sì, contento, felice, grazie, grazie al presidente, grazie alla, alla società, a Calcio Pescara, a tutti quanti, grazie ai miei procuratori che è veramente Geri Palomba e a Carlo, che è veramente stato, sono stati loro due veramente a spingere a fare. Poi grazie anche al presidente e a tutti quanti che senza. senza loro non, non si avrebbe fatto tutta questa cosa sono felice e contento veramente grazie a Pescara grazie al presidente sono felice, felice e contento di poter vestire e giocare per Pescara torni a giocare in Italia dopo esperienze importanti nella Juventus ma non solo l'obiettivo tuo personale qual è? Mm, sì prima cosa che sono contento e felice di tornare in Italia poi l'obiettivo mio è veramente di prima cosa è di, di mm, aiutare i compagni a mettere fiducia alla squadra, a sentirsi importanti, a sentirsi di, di, di credere nei, nei, nei valori, nelle qualità che ha, e perché questa squadra ha grande potenzialità, però ha bisogno di, di una persona, non solo di me in generale, di tutti quanti abbiamo bisogno di poter crederci. Nei nostri mezzi, i nostri qualità, i nostri valori perché veramente questa squadra può, può fare grandi cose. Non sarà facile, ma sono sicuro che tutti quanti insieme potremo toglierci grandi soddisfazioni e la città e la tifoseria ha bisogno di queste cose. Pescara chiede a Boginova anche un bel po' di gol. Uh, io penso che è normale che, questo è normale, che la, la Pescara, la gente, la tifoseria, compagni, mister, presidente, tutti quanti chiedono questo, ma. Uh, Valeri dipende dalla squadra come la squadra dipende da Valeri cioè entrambe le cose qua non deve essere un giocatore arriva e deve essere, cioè, se cose vanno bene dobbiamo fare cose tutti insieme bene se cose le mano vanno siamo tutti nel male no però pensiamo positivo porterò entusiasmo, porterò fiducia porterò Uh, esperienza ci sono tanti altri giocatori come campagnaro e de grosso giocatori importanti giocatori con l'esperienza che conosco e noi più come posso dire vecchia guardia dobbiamo essere a un sostegno a un, dare una mano ai, a quelli giovani e di poter veramente tirarli su e di poter credere e di poter veramente uh, capire nella loro entrata nella, nella testa, di capire che veramente questa squadra ha qualità, questi giocatori ha qualità, di poter veramente torcere le soluzioni. Non sarà facile, ma um, uh, calcio a me piace per questo motivo perché è una rotta e poi noi curiamo dietro questo pallone che, è, che non, si sa quando, non si sa mai come va a finire. Torni a pescare e ritrovi Nicola Allegro Tagli con cui sei stato compagno nella Juventus. Sì, sì, ritrovo Mister. So che questa è la sua prima esperienza da dal natore di, di fare Serie B con, con Pescara, presente, le ha dato la fiducia, crede in lui, uh, conoscendo Nicola, Mister, che è una persona per bene, una persona eccezionale, sereno, come sempre, come l'ho lasciato così lo ritrovo, come l'ho visto, molto sereno, molto tranquillo, equilibrato, normale, che lui è stato anche come giocatore così, molto uh, sereno e tranquillo nel, nel, nel parlare, nel gestire, nel, nel fare. Eh, sono sicuro che ehm, spero di poter veramente toglierci le sue e, e spero che Mister possa essere un suo rilancio suo per un grande, un grande futuro come allenatore. Do dopo il Pescara, in queste ultime ore sono successe tante cose. Sembrava dovessi andare al Catania, poi invece hai scelto il Pescara. Vogliamo spiegare anche che cosa è successo? Allora, dobbiamo spiegare precisamente. Uh, Pescare è sempre stata la mia prima scelta, questo uh, mister Cristiano Lucarelli lo sa, uh, che io mister lo, lo stimo e lo conosco molto bene, ho grande fiducia e grande stima per lui. E lui è sempre stato, quando mi è stato chiamato da Carlo e da Geri Palomba, uh, mi è stato chiamato e mi ha detto guarda c'è la possibilità di pescare. E poi dopo, dobbiamo essere precisi e spiegare, il Giorno dopo è stato, sono stato richiamato da, da Cristiano Lucarelli e mi ha detto: Guarda, Vale, c'è questa possibilità, vieni qua. Io, io sempre ho detto e posso metterlo una mano sul cuore, e lui lo sa, che ha detto: «Mio priorità è, è pescara perché la serie B, perché è una cosa che vorrei tornare in Italia, perché è pescara c'è cioè, visibilità, in senso che la serie B mh, sono passati tanti giocatori qua grandi che hanno fatto gli attaccanti, hanno fatto sempre bene. E ho detto, guarda mister, aspettiamo come va a finire la situazione con Pescara, se la cosa non si chiude, se non si fa, io so che Pescara aveva altre possibilità, altre opzioni, altri giocatori, però non si è fatta. Poi alla fine uh, sono stato chiamato di poter venire a discutere, parlare, vedere, Mi è passato le visite mediche, grazie a Dio è tutto a posto. E ho detto, guarda uh, mister, la situazione è questa. Oh, sì, avevo dato ok a mister, a Lucarelli, il fatto che avevo detto di sì lunedì sera. Poi un attimo, lunedì sera è successo. È successo come posso dire? Una, è successo un, una cosa che non pensavo, non aspettavo che eh, la cosa di Pescara fosse andata avanti oppure sia aperta, no? Diciamo così. E, e niente, quando poi si è stata aperta la cosa, io avevo l'aereo per Catania, ma non l'ho preso perché questa. Nella mia testa era un po' confuso, ero un po' diverso, come posso dire, era un po' confuso di poter pensare, avevo detto di sì, ma adesso non vado, poi c'è pescare come sempre è sempre stata la prima scelta. Uh, io di cuore posso dire solo mi dispiace e chiedere scusa al, al, al mister Lucarelli, Lucarelli perché lui sicuramente mi capirà, mi, è stato un giocatore, avrà, capirà mio, mio, la mia volontà qual è stata. Vorrei chiedere scusa e niente, adesso sono giocatore di Pescara, contento, felice. Spero di poter uh, acclamare questa grande piazza, questa tifoseria di, di Pescara. Di farli tornare ancora più gente allo stadio, di seguirci, di, 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 di stare vicino a noi Normale, Io, come un giocatore, quando esco so quando hai sulle, dietro la spalla l'armia di tifoserie che ti, che ti gridano, che ti acclamano, che ti applaudono che stanno in, in con te. No? Io l'ho sempre detto che quando esci sul campo deve avere l'armia, e l'armia dove? Sulle l'armia sono, sono tifosi che ti eccitano, che ti credono, che gridano, che dicono il tuo nome, che quando fai gol senti il tuo nome buato. E io volevo che qua a Pescara diventasse un, 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 un campo, veramente una bolgia, una cosa difficile, che altre squadre solo che quando entrano in campo devono dire che qua... Uh, non c'è niente da fare. Quasi perdono e basta perché deve essere un uomo Dodicesimo uomo deve essere il nostro pubblico. Io me lo auguro e me lo spero. E è appello di dire che veramente abbiamo bisogno. Anche se domani, sera io non ci sarò, sarò lo spalti. Ma io spero che domani veramente la gente, le tifosi, vengano e ci sostengono e ci danno un, un, un acclamo. Una, come posso dire, una, un, una spinta in più perché questi ragazzi, questa squadra ha bisogno. Eh, di, di, del sostegno perché obiettivo tutti quanti lo sappiamo, non lo diciamo ma dentro nella nostra testa, off, nel nostro cuore lo dici tu, non io uh, eh, è quello di poter veramente riscriverci un'altra storia vale Fisicamente come stai? Non giochi dal 14 dicembre, una gara ufficiale sì, sì. Scelto, No, fisicamente, so quali... fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato ho fatto allenamenti ho giocato amichevole, partite amichevole Uh, sto bene, adesso è ritmo, ritmo partita ma questo con l'Amenti con, uh, con si, si riprenderà, non è un problema.